42. La strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno del giorno. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle 10 corde e sull'arpa, con aria e sulla cetra. Insieme. Perché il bello gloria al Signore con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani, come sono grandi le tue opere, oh Signore, quanto profondi i suoi pensieri. L'uomo in sé. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce. Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. Ma tu, oh Signore, sei l'eccesso per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora, la strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno giorno. Allora, guardiamo un pochino se questo salmo lo rispecchia, attenzione, se lo rispecchia la caratteristica di San Francesco d'Assisi. Se noi lo rivediamo, vediamo come siamo invitati anche noi, come fu invitato allora San Francesco, di cantare, di lodare, di inneggiare le meraviglie che si ora ha compiuto. Allora, possiamo un po' rivedere, facciamo 30 secondi per vedere questo brevissimo inizio del Salmo, dove c'è questa esortazione: è bello rendere grazie al Signore, cantare al tuo nome, o Altissimo. Come inizia il cantico dei cantici, del cantico delle creature. Altissimo, Altissimo. Altissimo significa questa altezza sconfinata e infinita. Buon Signore. Irriga Padre buono, buon Signore, Signore buono, Dio buono. Allora vedete, allora dice cantare il tuo nome, annunciare al mattino il tuo amore. Ci siamo alzati di buon mattino, abbiamo visto già attorno a noi la natura, la bellezza, non so, forse è nuvoloso, non è una giornata, però anche la pioggia. Anche la pioggia, le nuvole, il vento, il fuoco, tutto è bello. Il sole, la luna, le stelle, tutto è bello. Cantare la natura significa colui il quale è l'immagine, l'orma. L'orma di Dio è tutta la creazione. Quando andiamo in spiaggia a San Leone, noi camminando nella spiaggia sappiamo chi è che è passato dalla spiaggia. Tutti gli animali, c'è le orme degli uccellini, dei cagnolini, anche degli uomini scarsi e anche incalzati pure con le scarpe, eccetera. Le orme. Allora qui è passato un cammello, è passato un cagnolino, un piccolo cagnolino, un grande, un canone, eccetera.
Noi l'orme di Dio è proprio la creazione. Dio ha lasciato la sua orme, lui ci segue sempre. Quindi lodare il Signore, ringraziare il Signore sulle corde e sull'arpa, con arie sulla cetra. Il canto, le melodie più belle che possono esistere. Adesso rivediamo il resto, lo rivediamo noi. Per conto nostro. Qualcuno che ci aiuti a ricordare Francesco d'Assisi e il resto del Salmo. Sono due strofe. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non lo capisce. Quando lui nella piazza si è spogliato dicendo che suo padre non era il suo padre, ma suo padre era Dio, lo pigliarono per pazzo. Dice, ma questo è pazzo, quindi è stato incompreso, non capito neanche dalla famiglia. Quindi l'uomo insensato non lo conosce e non riesce a capire. Sì. Allora, questi due aggettivi squalificanti della natura umana, però non si possono capire se uno dice quale deve essere l'atteggiamento dinanzi alla creazione, l'atteggiamento di questa immensità delle acque, la bellezza delle montagne, delle colline, dei fiumi, dell'acqua, eccetera. Se non capisce questo, sarà un insensato, uno storto. Allora è molto importante, ecco perché accompagnare ed educare. I bambini guardano tutte queste cose, sono pieni di stupore perché è la prima volta, però aiutarli a comprendere, a ragionare, a indicare, vedi questo fiorellino, sentire per la prima volta un bambino, quando l'abbiamo sentito per la prima volta Gesù, la Madonna, Maria, la Madonna, quando l'abbiamo sentito la prima volta, ve lo ricordate voi? Se c'è qualcuno che ha ricordato la prima volta quando la mamma o papà oppure il sacerdote abbia detto Gesù, la Madonna, Dio, Padre che ha creato il mondo, quando abbiamo sentito, quando abbiamo saputo che tutto è stato creato da Dio, vengono un bambino che guarda e vede cosa. Quando noi parliamo, il bambino subito è attento alla nostra voce, anche se non capisce, vede subito, capisce che questa parola va verso di lui, è lui, è attenzionato. E già questo, rivolgere la parola, indica rivolgere l'attenzione, significa sentire, far sentire il palpito. Patrizia, ciao. Il palpito affettivo non glielo dice, però nel momento in cui, come dire, gli dice un sorriso, balbetta come il bambino, già si sente attenzionato. È questa tenerezza che rifugge nel cuore della mamma e di papà, già è qualcosa di una realtà che lo consola e che lo comporta. Lo sostiene, è sicuro. Un papà e una mamma che non rivolgono la parola ai bambini, oppure all'inizio così, perché siamo suscitati a dire un'espressione di tenerezza, poi tante volte ci abituiamo, invece i bambini hanno bisogno sempre di essere, come dire, accarezzati, sentire la nostra voce, comunicare il canto. Ciao, ciao Angelo. Allora, ci siamo per tutti o no?
Quello che colpisce è questo, è bello rendere grazie al Signore, perché? Perché mi dà gioia, Signore, con le tue meraviglie, con le tue creature, questo, cioè, sì, questo cuore è quello che ha fatto. Io vi dico, se voi vi ricordate, la prima volta quando avete sentito il nome di Gesù, della Madonna, di Dio, quando la prima volta? Se non si ricorda, ma però c'è una volta che abbiamo sentito dalle labbra di papà e della mamma, oppure della nonna, più facile forse. Allora, quando? Io ricordo solamente il mio parroco che mi disse a 6 anni, avevo 6 anni, quando hai dei problemi chiama Gesù e lui risolverà tutti i tuoi problemi. Gesù viene presentato come colui che scioglie le situazioni problematiche. Bene. Poi c'è qualche altro. Valentina, tu che sei giovanissima, chi è che ha parlato per primo di Gesù nel tuo cuore? Te lo ricordi? Penso mia mamma, non mi ricordo. Tu che ricordi? All'epoca però, all'epoca si frequentava le chiese, quindi automaticamente non si poteva esimere, perché si cresceva all'interno di una chiesa. Io per esempio andavo alle scuole materne a Sant'Antonio. Anch'io. E mi ricordo, e ho una visione bellissima quando la suora ci portava in un giardino e diceva stiamo entrando in paradiso. E io vedevo Sor Maria Luisa. C'era Sor Maria Luisa. Che la domenica ci veniva a prendere con una radiolina, ci suonava questa radiolina oppure una campanella e ci portava al catechismo. E la l'ho fatto lo stesso a scuola materna che ha fatto lei. Bellissima. E c'era questo giardino meraviglioso. Io non so come si chiamano, ma mi ricordo sempre quando vedo sta pianta, che è un albero che scendono dei grappoli di fiori e sono violette, non mi ricordo come si chiama, ma io io vado sempre a ricordare quel giardino là. Bellissimo. Ecco, vedete, questa è una cosa molto bella. Avevo 3 anni. Bellissimo. Allora, carissima nonna Giovanna, qual è la prima parola che hai detto al tuo Alessandro? Io gli ho dato subito la coroncina in mano. La prima cosa che ho fatto è questa. Ce la dice tutto. È come la mano della Madonna, appunto, però. Però una volta che ho il video, era proprio piccolino, 5 mesi così, eravamo in macchina con i due da soli. E iniziai a dirci l'Ave Maria e lui tipo che mi rispondeva con perché lei tu ci parlavi e lui rispondeva, sì. E ora il video non lo cancello mai. Comunque è molto importante, anche perché vengono dall'alto. Specialmente i bambini portano il profumo, come dire, la fragranza dell'infinito. E così è. Uno che esce fuori da una profumeria, esce fuori come impregnato di profumo. I bambini che vengono dal profumo dell'infinito e dell'innocenza portano la bellezza, la fragranza di Dio che si chiude proprio il momento in cui viene su questa terra il bambino. Allora veramente c'è una grandissima tenerezza. L'esperienza che ho fatto ad Ela sono state moltissime, o no? Specialmente forse quelli sofferenti, o no? Molti sofferenti, bambini che nascono così sofferenti, però
e poi riprendono a rifiorire, eccetera. Però tutto è una creazione che viene da questo cuore meraviglioso di Dio e che sentiamo il profumo dell'infinito, qualcosa di straordinario, di scombinato. Certo che Francesco d'Assisi non ha sentito la parola Dio, ma denaro, sì, ma interesse, però è tutto il resto, perché le ricchezze, no, per Bernardone non c'era altro che il valore del denaro e del futuro, e basta. Questo povero ragazzino era trattato solamente come un futuro commerciante di stoffa, e basta. Ma poi è stato deluso. Lo sappiamo, il fallimento di Stupa Bernardone. Chissà perché lo chiamano Bernardone, non Bernardino. La piccola sarà presente. No, sì, le 8 e 10 sì. Allora, andiamo al secondo salmo. Terzo. Terzo. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Ecco i tuoi nemici, o Signore, i tuoi nemici, ecco, periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi hai cosparso di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro quelli che mi assalgono i miei orecchi udranno sventure. Insieme. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Allora, attenzione, c'è una vecchiaia che è fatto di età, di anni, perché è morto 46 anni il Francesco. Però se sono frutti, guardate cosa dice il versetto 15, nella vecchiaia daranno ancora tutti, saranno verdi e rigogliosi. Ma al di là dell'età, del cronologico, allora diventa invece, guardate, i frutti numerosissimi, 800 anni dalla morte di Francesco, ed è l'unica istituzione che ancora è così numerosa di vocazioni. Tante altre istituzioni di qualsiasi tipo sono in crisi, quella francescana invece è piena di vocazione grandiosa, ed è veramente una profezia, perché la sua vita umile, semplice, ma ricca di speranza, che il solo vedere Francesco era come guardare Gesù, né più né meno. E Paolo VI, quando parlò di Francesco, di Padre Pio, ha ricordato l'immagine perfetta di Gesù crocifisso, la stessa cosa, perché le sembianze di Gesù crocifisso vengono stampate l'ultimo anno della vita di San Francesco d'Assisi, mentre Padre Pio ha avuto 50 anni di stimmate, Francesco invece un anno, l'ultimo anno, ed è stato una fioritura di vocazione incredibile. E Padre Pio, che parlava di San Francesco, il mio serafico padre, perché tutti attingono da San Francesco d'Assisi, compreso il nostro Papa Francesco, che ha preso il nome di Francesco per indicare il cammino del futuro della Chiesa, che sarà la ricchezza della povertà, perché l'unica nostra forza, nostra sicurezza non è il denaro. Quanto meno denaro abbiamo, tanto più comprendiamo
che c'è una sicurezza che supera quella materiale e quella del Cristo Gesù. E tutta la vita di Cristo, tutta la vita di Francesco d'Assisi, quando ha dato l'abito, tutto l'ultimo abito, allora gli diede l'abito che aveva messo, dato che fu chiamato in giudizio nella piazza, in piazza, è stato dato un giudizio, perché allora si facevano possiamo dire, i giudizi anche di condanna di meno, di fronte a tanta gente, Francesco d'Assisi ebbe il coraggio di dire a suo padre, e dovrebbero dire molte persone, molti bambini, molti ragazzi abbandonati dai padri, dei propri padri, tu non sei mio padre. Chi è che ancora un giovane che prende coscienza della sua dignità e dice tu non sei mio padre, mi hai ingannato nella carne, ma tu non sei mio padre. Il mio padre è Dio, è Dio. Abbiamo sbagliato tutto. Si è spogliato nudo, senza vergognarsi, per dire, ma anche quando proprio al domicilio della sua morte volle essere spogliato nudo, perché ricordate quello che abbiamo detto in Giobbe, nudo sono entrato, nudo io voglio morire. E si è spogliato nudo allora all'ultimo, proprio giacendo in quella lettiga che era portata lì dinanzi alla Porziungola, nudo. Allora frate Leone subito dice senti, era un po' imbarazzato, allora senti, noi ti prestiamo questo abito, non è tuo, è nostro, ti copriamo perché il Signore vuole così, non è tuo, perché voleva, se è andato nudo, voglio morire nudo, povero. Siamo stati plasmati dalla terra e terra ritorniamo nella grande umiltà. Gli ha dato la sua veste, frate Leone gli ha dato la sua veste. Per dire, dice allora all'inizio così alla fine, nudo ti do l'ultimo abito, adesso noi siamo vestiti da Dio, dalla misericordia di Dio. E vedo queste scene che poi Zeffirelli farà un capolavoro. Ed è commovente questo qui. Dobbiamo guardare i santi che hanno tracciato una strada autentica e vera. Allora, perché Francesco ha compiuto questo gesto veramente eroico, bello, semplice per lui ma anche per noi impressionante, perché ha riflettuto tanto. Gesù, volendo entrare in questo mondo, ha scelto la famiglia più povera e suo padre il mestiere più povero, semplice, tanto quanto poteva nutrire ogni giorno la sua famigliola, falegname e basta. Non c'era altro cespite, nasce povero, nasce in una grotta perché non c'era posto per lui. E i primi ad avere questa notizia sono stati i pastori che erano ai margini della società, non contavano nulla, erano emarginati. Però il Signore già inizia con gli anabim, di quelli che erano scartati, di quelli che non avevano manco un nome, erano disprezzati perché lontani dalla città, sempre in campagna, dietro le pecore. E il Signore ha scelto i più poveri,
Ecco perché poverello di Assisi come Gesù. È così. E siccome i giovani sono affascinati dell'austerità, della semplicità e della essenzialità, sono affascinati di Francesco. E le prime esperienze che fanno prima di arrivare ad una vocazione vera, passano tutti dalla vocazione di Francesco d'Assisi. Loro, va bene, ecco perché nella vecchiaia saranno ancora brutti, saranno verdi e rigogliosi. Francesco è da giovinezza al nostro cammino, alla nostra storia, ed è sta in modo particolare. Siamo stati scossi dal nostro letargo da Papa Francesco, che ha lasciato la reggia dove abitavano tutti gli altri precessori del papato, ha scelto Santa Marta, cioè era un'abitazione semplice, le scarpe, non le scarpe del Papa, ma le scarpe normali che aveva portato dall'Argentina. Anche il crocifisso, sì. E poi dice, miserando atque e dicendo, si era peccatore, perché Francesco d'Assisi era un ambizioso, quindi anche lui convertito è diventato lo splendore del volto di Gesù, povero, diciamo. Miserando atque e dicendo, mi vide peccatore e mi ha scelto. Peccatore. Vabbè, andiamo alle letture. Quale facciamo? Il Signore. Aspettate. Però che cosa stiamo facendo? Con questa è una lettura che facciamo spesso. Allora, Efesini? Sì. Siamo Efesini. Capitolo 4. No. Terzo. No, no. Oggi è venerdì. Sì, oggi è venerdì. Facciamo. Oggi è venerdì. Sì, se facciamo quella là è Filippesi. Venerdì Filippesi. Rimanete santi nel Signore. Andiamo a Filippesi. 13, sì. 13, 17. 3. 17. Allora, incominciamo. Forza Daniela. 17. Avanti. Rimanete santi nel Signore. Se non credete, non potete essere santi. Fabilità. Non ti forza via. Fratelli, fatevi insieme. Vieni da voi e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Ecco, attenzione. Miei imitatori, Francesco, il nostro Papa Francesco, imitatore. Imitatore di chi? Di Francesco d'Assisi. Perché Francesco d'Assisi? Perché era l'immagine, possiamo dire, perfetta di Gesù crocifisso.
imitatore di Cristo, e difatti il nostro Papa è continuamente bersagliato, criticato, crocifisso. E forse intuendo il futuro, quando il suo futuro, quando Conte fu nominato Papa, quella sera famosa dove eravamo tutti presenti, o no? Sì. Tramite i mezzi di comunicazione, si è presentato umile, con le braccia, non le braccia così come abitualmente, come Giovanni Paolo II, oppure nel balcone con le mani sopra la ringhiera, ma si è presentato con le braccia così a penzoloni, cioè dire sono qui, e dite e disse benedite, beneditemi, ha chiesto la benedizione. Perché noi sappiamo che la prima parola quando Dio ha creato il mondo c'è stato benedire, dire bene, ed era cosa buona. Si è presentato così perché è il Signore che lo ha scelto e disse adesso beneditemi voi. E poi ha chiesto la preghiera. Da quel momento in poi non ha mai cessato di chiedere una preghiera come di pronto soccorso di ogni giorno, invocato dal popolo di Dio per la sua debolezza e la sua fragilità. Quando con le mani quando ci sono i momenti più forti, quando un uomo violento intima la resa del nemico, cosa gli dice? Mani in alto, non mani giù per prendere le armi, no? Qui addirittura, essendo meschini e poveri, lui con le braccia così penzoloni si è presentato al mondo intero pronto per essere crocifisso. Sono nelle vostre mani, sono nelle vostre preghiere, aiutatemi e sostenetemi. Vedete anche per quale motivo, anche dopo il Santo Rosario, diciamo, secondo l'intenzione del suo Pontefice, diciamo, un padre, al nostro che ricevi, che ci hai dato questo dono bellissimo, l'Ave Maria, perché è mediatrice di tutte le grazie, e gloria al Padre, perché tutto è gloria di Dio, la gloria di Dio è l'uomo che vive di fiducia e di speranza. Ecco, dice, siate imitatori nostri, e Papa Francesco, imitazione di Francesco d'Assisi, prende il nome come Francesco crocifisso, ma che ha rinnovato la Chiesa. Dinanzi a tutti i papi che hanno, preparato il terreno fecondo, Francesco d'Assisi, Francesco, Papa Francesco, è stato quello che deve completare l'opera perché la Chiesa non crolli. Costruisci la mia Chiesa, e noi siamo chiamati a collaborare insieme con il Papa a costruire la Chiesa, con la nostra preghiera aiutandolo, difendendolo dalle cattivi giudizi che si dicono di lui. E purtroppo ci sono qui in mezzo a questi gli intellettuali e i dotti, ma sono confusi però dall'umiltà di questo Papa, che parla un linguaggio che fa capire da tutti. Pensate, alla gente fu capito talmente subito che c'è buonasera, oppure come si dice, no? Buongiorno, come dice? Buon pranzo, eccetera. Così, semplice.
La prima volta quando disse così con questa parola semplice c'è stato un applauso, e allora dice il popolo ha capito la grandezza dell'umiltà di questo uomo. Allora siate imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che vede in noi. Versetto 18. Perché è morto, ve lo già detto di voi, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Il ventre è il loro Dio, significa mangiare e bere. Quando si fanno le crociere, sapete, tutti quelli che sono passeggeri aspettano il menù e vanno. E lo dicono solennemente. Perché? Perché fanno le crociere? Mangiare, bere o ubriacarsi? Però ci sono crociere, per esempio quelle delle bambine vanno ogni anno una crociera per i luoghi santi. Allora, via. La loro sorte. Allora, la loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo salvi nel Signore, carissimi. Esorto Evodia, ed esorto anche Sintiche. Evodia. Evodia. Ed esorto anche Sintiche. Sintiche. Ascolta, se la cedo, Sintiche. No, avevi detto bene. Ti dobbiamo regalare uno sguardo di vista. Sindiche. All'andare d'accordo nel Signore, e prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Quindi guardate, sempre ci sono i capricciosi, i gelosi, gli invidiosi, e lavorano bene e poi pettegolano tra di loro. Quindi è per questo che esorto Evodia, ad esorto Sintiche ad andare d'accordo nel Signore, vi prego. E prego anche per te, mio Federico, eccetera, di aiutarle perché hanno combattuto e combattono per il Vangelo insieme con me, con Clemente, e quindi devono finire di pettegolare tra di loro. In ogni parrocchia c'è sempre il pettegolezzo, purtroppo, sì. Cerchiamo di superare, siamo di amore e d'accordo. Ognuno ha delle sue, le sue fisime, possiamo dire, le sue caratteristiche, sappiamo rispettare anche i loro pensieri e le loro proposte. Vediamo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Che bello! Allora tutto quello che è fuori di questa norma mettiamolo nell'indifferenziato. Non perdiamo tempo a ragionare in modo stolto e idiota, superficiale. Facciamo in modo che di non perdere tempo perché il tempo è prezioso. Dobbiamo cercare di sfruttare ogni cosa per riempirci di amore, di affetto, di assistenza e di servizio per gli altri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Abbiamo finito. Responsorio. Vi scongiuro nel Signore, non seguite le vanità come pagani, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Questa è infatti la volontà di Dio. In Cristo Gesù verso di voi. Quale ha fatto quello del giorno? Anche sempre quella del giorno? Siate sempre lieti, pregate incessantemente in ogni cosa, rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Adesso andiamo per la seconda lettura di Francesco d'Assisi. Thank you.
Dobbiamo essere semplici, umili e puri. Dalla lettera a tutti i fedeli di San Francesco d'Assisi. Dobbiamo essere semplici, umili e puri. Il Padre Altissimo fece annunziare dal suo Arcangelo Gabriele alla Santa e Gloriosa Vergine Maria che il Verbo del Padre, così degno, così santo e così glorioso, sarebbe disceso dal cielo e dal suo seno avrebbe ricevuto la vera carne della nostra umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle tuttavia scegliere per sé e per la sua Santissima Madre la povertà. All'approssimarsi della sua passione, celebrò la Pasqua con i suoi discepoli. Poi pregò il Padre, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice». Pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre, e la volontà del Padre fu che il suo Figlio benedetto e glorioso, dato a noi e nato per noi, offrisse se stesso nel proprio sangue come sacrificio e vittima sull'altare della croce. Non si offrì per se stesso, non ne aveva infatti bisogno lui che aveva creato tutte le cose. Si offrì invece per i nostri peccati, lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme. E il Padre vuole che tutti ci salviamo per mezzo di lui, e lo riceviamo con puro cuore e casto corpo. Oh, come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e obbediscono al suo Vangelo. È detto infatti: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua anima, e il prossimo tuo come te stesso. Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e puramente, perché egli stesso questo ricerca sopra ogni cosa, quanto dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Dunque, tutti quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Rivolgiamo a lui giorno e notte lodi e preghiere, perché dobbiamo sempre pregare e non stancarci mai. E diciamogli: Padre nostro che sei nei cieli. Facciamo inoltre frutti degni di conversione e amiamo il prossimo come noi stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine perché esse lavano le nostre anime dalle sozzure del peccato.
Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano con sé solo la mercede della carità e delle elemosine che hanno fatto. È il Signore che dà loro il premio e la ricompensa. Non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto semplici, umili e casti. Non dobbiamo mai desiderare di essere al di sopra degli altri, ma piuttosto servi e sottomessi a ogni umana creatura per amore del Signore. E su tutti coloro che avranno fatti tale cose e perseverato fino alla fine, riposerà lo spirito del Signore. Egli porrà in essi la sua dimora ed abitazione. Saranno figli del Padre Celeste perché ne compiano le opere. Saranno considerati come fossero per il Signore o sposa o fratello o madre. Responsorio. Beati i poveri. Allora, se è possibile, diamo qualche nostra testimonianza di qualche episodio, qualche fatto che leggendo la biografia di San Francesco ci ha colpito e ci ha fatto pensare. Possiamo manifestarlo? Più o meno abbiamo sentito, conosciamo la vita di San Francesco d'Assisi. Quali sono stati, qual è l'episodio che più ci ha colpito, mi ha colpito della vita di San Francesco, di cui sono stato edificato? Il fatto che lui, quando incontrava gli ammalati, quelli che avevano la peste, i lebbrosi, lui li abbracciava senza paura e senza nessuno. Per la prima volta sì, perché ha avuto l'odore pesante che faceva ed era scappato. Carne no. Sì. Quindi fu se ne è scappato via perché tanto questa puzza l'aveva indignato. Poi cosa ha fatto però? È scappato, ma poi è tornato e gli amuli. Perché? È Cristo, perché aveva incontrato Cristo, sì. Questo è Cristo. Allora, però è ritornato con una forte di volontà perché aveva quasi rifiutato di incontrare Cristo. E quando lo incontra cosa è successo? Si è abbracciato. Ed è guarito. Il lebbroso guarì. E gli ha dato un premio, veramente, tutto quello che facciamo a quelli che sono emarginati, quelli che sono vergognosamente sporchi, eccetera, sono il volto di Dio. Come premio di questo gesto di fede, il Signore si è rivelato nella guarigione. Questo è un episodio. Ci sono altri episodi. Io l'appunto che l'ho fatto mio, ce l'avevo preso con sé. Sì. Amare le persone per quello che sono, con tutti i loro difetti. E guardare solo il lato buono delle persone. Sì, sicuramente c'è lo stampo. È un appunto che l'ha suggerito lei, però sì, l'ho fatto mio. Sì, sì. Esatto. Almeno che parte. I santi più o meno si aiutano, si copiano. Questo ha detto Teresa del Signore Gesù, ottimo. A me mi ha colpito perché hanno morto gli animali, che lui parlava con gli animali. L'amore degli animali, bellissimo. Dei cagnolini, dei lupacciotti. Capiva il loro linguaggio. Allora, pensate che dialogava con gli uccelli, lui sapeva fischiettare e fischiettava,
gli uccelli che rispondevano. A Valentina auguriamo di fischiettare e vedrai che gli uccellini poi rispondono. Sai fischiettare? Io no. Ah, a mio modo. Poi qualche... Io perdono di Assisi, alla Porciugola, per esempio. La Porciugola? Che è un vescovo di Gianchina e va giù il giorno, agosto, per la salvezza delle anime. Sì, sì, sì. Perché ebbe una visione, un fuoco, vite un fuoco straordinario in un posto, in quell'uomo che poi ha fatto colpire questa piccola porzione di terra, per Porciugola, una parte piccola, è lì che è diventato poi un richiamo e il Signore gli ha rivelato tutti quelli che verranno e pregheranno, si convertiranno e si confesseranno, avranno il perdono di tutti i loro peccati con l'indulgenza plenaria. Beh, comunque ci sono i fioretti di San Francesco che non finiscono mai. Andiamo. Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i ricchi, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i vivi, perché erediteranno la terra. Se ci mettiamo in piedi, il Te Deum. Lo schema numero 2.